tutti i giornali prendono soldi pubblici. Già con la legge Rotti del 2017, su 18.000 testate registrate, solo 150 prendono i fondi per il pluralismo. Si tratta di editori in cooperativa, giornali per le minoranze linguistiche o appartenenti a fondazioni ed enti morali no profit. I cosiddetti giornaloni, invece, sono quotati in borsa e ricevono finanziamenti dai propri azionisti e dalla pubblicità. L'editoria è il settore che riceve più fondi pubblici. Sono moltissimi i settori dell'economia che ricevono finanziamenti pubblici, solo per fare un esempio. Le industrie che producono energia da fonti fossili devastanti per l'ambiente, come gas, carbone, petrolio e cobalto, ricevono circa 11 miliardi e mezzo all'anno, pari a 194 volte il fondo per il pluralismo, che ammonta a 59 milioni. In Italia non esistono editori puri. Anche sapere il proprietario, magari sapere chi è, perché sai, c'è un interesse specifico. Oggi gli editori puri non esistono più, spesso sono degli interessi industriali. L'affermazione è quantomeno molto inesatta. Gli editori puri, cioè intendiamo gli editori che non hanno interessi economici rilevanti fuori dall'editoria, esistono in Italia e tra i più grandi ci sono il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Resto del Carlino. Ma la cosa più eclatante è che tutti i giornali maggiormente colpiti dai tagli sono proprio gli editori puri, le cooperative di giornalisti, come ad esempio Il Manifesto. Chi riceve i contributi pubblici è al servizio del governo. Proprio la varietà delle testate che attingono al Fondo per il Pluralismo dimostra che non si tratta affatto di giornali filo governativi. Avvenire è diverso da Libero, che è diverso dal Manifesto e che è diverso dal Foglio. Come potete vedere, nessuno di questi giornali si è mai risparmiato nell'avanzare critiche a ogni governo, a tutti i governanti di turno. Il taglio ai giornali è nel contratto di governo. Fino a pochi giorni fa, il partito di Matteo Salvini, la Lega, si era detto contrario, molto contrario a questi tagli. Poi ha cambiato idea, così. L'abolizione del sostegno pubblico all'informazione fa risparmiare le casse dello Stato. No, no, ma in un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, ecco, penso che 130 milioni di euro che i cittadini italiani che faticano a tirare fine mese diano ogni anno a giornali che a volte vendono qualche migliaio di copie, perché evidentemente scrivono cose che i lettori non premiano, però detto questo... Falso. I fondi per il pluralismo non vengono eliminati, la spesa per lo Stato rimane quella, quasi invariata. Semplicemente, questo fondo non sarà più accessibile per i giornali che fino ad oggi ne hanno beneficiato, ma sarà destinato a progetti di innovazione ancora non definiti, con criteri che verranno stabiliti da un decreto del sottosegretario Crimi, senza il fastidio di una legge o di regole ben definite. Quindi nessun reale risparmio per lo Stato, ma sicuramente molte voci critiche o scomode verranno meno e non potranno più criticare questa maggioranza. Basta il libero mercato ad assicurare il pluralismo. Un grande classico, ma è falso. Non c'è alcun settore culturale che non sia sostenuto nelle forme più varie da parte dello Stato: libri, cinema, teatri, opere liriche, musei, mostre, monumenti. Nessuno di questi vivrebbe solo staccando biglietti. L'informazione rientra tra i diritti costituzionali dei cittadini che lo Stato deve garantire e, se lasciata alle regole del mercato, l'informazione tende alle grosse concentrazioni di potere dove le voci del dissenso trovano sempre meno spazio. Ci sono zone dell'Occidente dove semplicemente l'informazione come forma di controllo democratico e trasparente del potere non esiste più. L'Italia non può finire fra queste.